Ciao e benvenuti a un nuovo video. Questa volta mi sono ricordata di spegnere la ventola del camino, quindi non ci dovrebbero essere rumori di sottofondo. Allora, come vi avevo anticipato in alcuni video fa, è partita una collaborazione con Look Fantastic e oggi vi voglio mostrare questa box in edizione limitata che mi hanno inviato di Look Fantastic per Christophe Robin. È questa qui. È disponibile anche sul loro sito, adesso comunque ve ne parlo nel dettaglio, ed ha un prezzo di 65 euro. C'è nell'info box un codice sconto, anche se volete approfittarne del 15%, ed o se no con gli sconti periodici che ci sono sul negozio. E oggi ve la mostro perché per me è stupenda. Christophe Robin è un marchio ed è francese, ovviamente, di prodotti per la cura dei capelli. Christophe è un parrucchiere super rinomato, super famoso e soprattutto super professionale ed è francese. E voglio farvi vedere se riesco questa box perché è un qualcosa, a mio avviso, di spettacolare. Sicuramente da riutilizzare, dentro è fatta così, ma adesso la apriamo. È proprio bella da tenere. Allora, vediamo un po' che cosa contiene perché mi è arrivata poco fa. Il profumo è fantastico, già questo. Sì, ecco qua, qui ci sono nella brochure che contiene tutti i prodotti e parla dei prodotti di altre cose, comunque sia, è chiaro da capire. Ma adesso noi apriamo questa box e iniziamo a vedere che cosa contiene all'interno. Aspetta, ve la faccio vedere perché è bella anche così, col tono delle lilla, molto carina, chiusa con il logo. Allora, di questo marchio ho provato solo una cosa che era nel calendario dell'avvento. Vediamo se è contenuta, perché non l'ho guardato, oppure no, prima di parlarvene. Dunque, eccola qua. Tanto ve la rimostro perché anche l'interno si presenta davvero bene. Sono 2, 4, 6 prodotti, di cui 4 in travel size, travel, quindi formato comunque sia travel, ma non nei campioncini, e 2 in full size. Partiamo dai full size. E questo maschera idratante fondente all'aloe vera per lunghezze idratate, 200 ml. Allora, maschera ed è da texture leggera, 95% di ingredienti di origine naturale e ci può piacere. Sentiamo il profumo, la texture, guardiamo un po' di cose perché è full size. Bella profumata. Texture piacevole, piacevole, buon profumo. Considerate comunque che è una maschera per i capelli. Sicuramente questa la provo perché sono curiosa e i miei capelli hanno sempre bisogno di molta idratazione. Poi andiamo all'altra full size che è. Ah, eccolo, eccolo qua. Questo è lo scrub lavante purificante per capelli grassi o sensibili, 250 ml, quindi un full size anche questo. È uno scrub lavante al sale per il cuoio capelluto, proprio al sale, però con dentro non è solo con i granuli che grattano, ha anche la parte lavante. Ed io non amo gli scrub per il cuoio capelluto, ma questo era questo qui che ho provato nel calendario dell'avvento, mi è piaciuto tantissimo. Cioè, perché non è il solito scrub che poi resta tutto appiccicato ai capelli, vari granelli e devi fare fatica a rimuoverli, ci metti un sacco di tempo, un sacco di acqua. No, questo ha un bel potere scrubante, ma con granelli molto piccoli e nel mentre
anche la parte lavante dello shampoo, quindi andate a massaggiare lo shampoo e intanto fate un'azione purificante. Io l'ho usato una volta a settimana, non so se dice di più, non lo dice, comunque sentite un pochino voi, sentite un pochino, anche dipende a quanto è la vostra cute, sensibile oppure grassa. Purifica bene, la deterge bene, non la irrita, non fa quell'effetto secchezza e lascia i capelli molto morbidi. Questa è fantastica, davvero fantastica, perché l'avevo, l'unico prodotto che avevo già provato di questo brand e mi è piaciuto tantissimo. Andiamo con le mini sides adesso. Ah, ok, questo è un Purifying Conditioner Gelée. 75 ml, cuoio capelluto sensibile e punte secche, quindi texture leggera, ma si può lasciare. Sto leggendo. Detox, minerale, lava. No, ok, perché ovviamente l'italiano non c'è, quindi cercavo di tradurre, ma è a risciacquo, è un balsamo a risciacquo in gel purificante, perfetto per i capelli grassi e le punte secche. Ah, è proprio un gel da risciacquo. Il profumo è il classico di questo marchio, a questo punto è davvero molto buono, e questo è un gel classico, anche questo da provare perché secondo me a questo punto idrata ma non appesantisce. Mi viene da pensare questo perché è fatto in formula gel. Io non sono molto furba a utilizzare i prodotti per i capelli sulle mani, però ok, andiamo perché qui c'è ancora tanta roba. Mettilo bene la roba. Pasta lavante volumizzante. Questa ci interessa perché i prodotti volumizzanti, e si capisce, ci interessano sempre. 40 ml, quindi è una travel size. Applicare una piccola quantità sui capelli umidi, massaggiare. Per un risultato ancora più intenso, lasciare in posa 2 minuti. Quindi purifica, no, scusate, lava e volumizza. Particolare. È tipo. Ecco perché è da usare sui capelli bagnati, perché comunque sia va stesa. È particolarissima. Questa la proviamo di sicuro. Ultimi due prodotti, sempre un travel size da 40 ml, maschera rigenerante all'olio di fico. 40 ml, quindi l'altra era una maschera fondente idratante, questa, mentre questa è una maschera rigenerante, quindi più potente. Dopo lo shampoo, applicare sulle lunghezze, lasciare in posa 5 minuti e risciacquare. Ok, 40 ml. Buono il profumo di questa. Maschera è questa. È più corposa, è sicuramente molto più corposa. Beh, effettivamente è rigenerante, quindi sulle lunghezze e sulle punte. Ultimo prodotto. Quando parliamo di volumizzanti istantanei, a me piace sempre, anche se mi piace provarli, ed è acqua alla rosa, volume alla radice e forza nelle lunghezze, capelli fini e piatti. Ok, questo è uno spray. Dopo lo shampoo, ed è applicare la radice e le punte. Ok, e dopo ad procedere allo styling classico. Questo è un 50 ml. E questo lo provo di sicuro.
questo subito, subito perché c'è anche questo è un buon profumo, perché sono sempre alla ricerca di prodotti di questo tipo che abbiano, che diano volume, che rinforzino i capelli, che non li appesantiscano, perché ultimamente ho trovato solo valido quello di Airbust, solo quello. Ed altri che ne ho provati o vanno a sporcare o lasciano residui, quindi per adesso solo quello. E ora voglio provare assolutamente questo. E con questo la box completamente finita, bellissimo anche questo purpurri lilla. Fatemi sapere, intanto mi devo lavare questa mano perché come sempre. Fatemi sapere se conoscevate questo brand, che comunque è un brand ai costi, è di lusso, ma con le promozioni anche a prezzi accessibili, visto anche la qualità dei prodotti. E questa penso che sia una buona box mono brand per provare tutta la linea, ovviamente per capelli secchi oppure per capelli comunque con la cute grassa o da purificare ed è per rinforzare in tutto il capello. Fatemi sapere se conoscevate questo brand e se vi incuriosisce, se avete provato qualcuno di questi prodotti. Vi ricordo sempre che c'è il codice sconto qui sotto nell'info box che è sempre attivo. Ed niente, io spero di aver avuto un po' di compagnia e vi fatto conoscere qualcosa di interessante e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!